Buongiorno Messina, buon venerdì, siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo della nostra quarta settimana di programmazione, è passato un mese da quando è iniziata la trasmissione di Morelli, buongiorno anche a te Roberta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, andiamo subito a introdurre l'ospite di oggi così ci sbrighiamo presto e chiudiamo la settimana. Chi abbiamo? Oggi sarà con noi Gianfranco. Gianfranco, non c'è bisogno di alcuna presentazione, però diciamo per i pochi che non conoscano nulla della vita, chi è Gianfranco? Allora, prima di tutto è un accounting manager. Accounting manager, poi? Poi un fotomodello. È chiaro. Attore di fotoromanzi. Grande attore di fotoromanzi. E alla fine è stato anche un tronista. È stato un tronista, ha fatto anche un calendario, se non sbaglio. Sì, per Max nel 2006. Quindi un personaggio celeberrimo che ci darà dei consigli, soprattutto li darà a coloro i quali lo seguono, ai giovani che vogliono intraprendere la sua carriera, per sfondare, per avere successo nel jet set italiano. Quindi non vedo l'ora di sentirlo. Adesso c'è un brano, dopodiché sì. Torniamo e sentiamo l'intervista a Gianfranco, signori. Un ospite d'eccezione su Radio Street, la trasmissione di Morelli. Ecco l'ospite d'onore di questa giornata, la trasmissione di Morelli. È con noi Gianfranco, fotomodello, accounting manager, tronista, uomo immagine, un personaggio che tutti voi conoscete. Buongiorno Gianfranco. Che è? Piango subito oppure piango dopo? No, dopo, possibilmente dopo. Dopo. Rifacciamo. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno, ciao. Ciao, come va? Allora piango dopo. Piangiamo dopo. Allora Gianfranco. Ciao ragazzi, come va? Alla grande. Parlano tutti di te, il tuo grande fascino ormai è sulla bocca di tutti. Vorremmo sapere qual è il tuo segreto per il tuo grande fascino. Ma guarda, nessun segreto, sono diciamo molto solare, sì. Molto vincente, sì. Ho una bellezza non solo di fuori, ma anche quella di dentro, ah. Cioè perché si può essere belli fuori ma anche dentro. Però non si vede dentro, quindi no, ci fidiamo. Non si vede. Cioè questo è un concetto, non so se, capito, si può essere belli fuori ma anche dentro, hai capito? Vorrei me lo spiegassi meglio perché non so se... Ma guarda, cioè essere belli di... veramente... Cioè non è che l'ho capito bene nemmeno io, però sì. Cioè forse ecco, però cioè, il fatto che soprattutto il mio successo è il fatto che nonostante tutto sono rimasto sempre me stesso, sono rimasto un ragazzo semplice, non mi sono mai montato la testa, mai. Pensa che ancora oggi se incontro, che ne so, dei miei amici o dei miei parenti per strada, a volte sì. Li saluto, te lo giuro. A volte, cioè, non sempre. Cioè, capita che a volte vado di fretta e no, ma se no li saluto. Ma ti chiedono l'autografo, ti capita di firmare pezzi di carta oppure pezzi di corpo anche delle tue fan? Ma sì, guarda, a volte mi fanno firmare soprattutto il mio manager un po' di tutto, anche, cioè l'altra volta mi ha fatto mettere una firma, ho fatto un autografo alla... Findomestic. Beh sì. Almeno lui così mi ha detto, poi non lo so. Sì, cioè, quindi ha firmato. Sì, sì, lui mi porta questi moduli, io gli firmo gli autografi. E poi senti, Gianfranco, ma cosa conta oltre al successo nella tua vita? Quali sono i tuoi valori? Cos'è che conta? Sì, il successo è importante, però devo dire la verità, io sono molto impegnato socialmente, faccio moltissima beneficenza, moltissima, anche se è una cosa che non amo molto dire. Infatti proprio in questi giorni sono impegnato in un'iniziativa a favore dei bambini di Gaza, i palestinielli. Palestinesi. Come dici? No, i palestinesi, sì. Palestinesi? Sì, dicono così. Sì. Ah, palestinesi. Ah, ecco. Sì, sì. E infatti distribuiremo a loro gratis, e sottolineo gratis, ben 200 copie del calendario 2009 di Gianfranco. Bello. E inoltre siamo riusciti ad avere, grazie alla regione Campania, siamo riusciti a sbloccare dei fondi destinati a dei corsi di formazione per tronisti per i bambini del Darfur. Sì, sono 200 milioni di euro che serviranno come rimborso spese per me, Daniele e Costantino, che faremo da tutor a questi ragazzi. Grande Bassolino. In modo che anche loro possano sognare un futuro migliore e vivere il nostro sogno. Alla grande, ragazzi! E vai, facciamo una pausa, sentiamo un brano, torniamo subito dopo. La trasmissione di Morelli. Torniamo con il nostro uomo immagine fotomodello Gianfranco. Vorrei sapere da te, ma tu parteciperesti a un reality show per denaro? Ti piegheresti? Guarda, la parola denaro non mi piace, non mi appartiene. Preferisco la parola sfida. Ecco, sfida. Preferisco la parola mettersi in gioco. Sì. Infatti parteciperò a un reality e ti do un'anteprima, sì. Che andrà in onda sulle reti Mediaset e che si chiama Che Fisico. Che Fisico? Che Fisico.
pratico. In pratica ci saremo io, altri modelli e modelle, sì. E avremo a disposizione il CERN di Ginevra e, ci, sì. E ci sfideremo tra di noi. Il vincitore vincerà il Nobel per la fisica. Ma vi sfiderete? Infatti, come? Cioè, praticamente, non so se lo sai, ma la Endemol ha, sì, acquisito i diritti sul Nobel, no? E quindi ognuno di noi proporrà una teoria sull'unificazione. Wow. Che sarà televotata a casa dagli spettatori. E tu cosa proporrai? Hai già un'idea sulla proposta che farai? Ma sì, io vorrei proporre quella là. Stanno cercando la particella, mi sembra si chiama il busone di, sì, il busone di Higgins, il famoso acceleratore. Beh, insomma, quindi è anche un uomo di una certa cultura, devo dire, complimenti. Sì. Senti, qual è la donna dei tuoi sogni? Ma guarda, attualmente sto vivendo una storia d'amore bellissima con Mariuccia del Grande Fratello, che ha partecipato al Grande Fratello 3-4, non ricordo bene. Neanch'io veramente. E che, sì, no, lei fu eliminata perché aveva una candida e attecchiva anche su mobili, pavimenti, anche attraverso i vestiti, no? Rampicante. Però, quindi. Sì, sì. Sì. Sì, esatto. Ma se dovessi descrivere la mia donna ideale, diciamo che sarebbe come la De Filippi, però donna. Però ho capito, benissimo. A proposito, posso salutarla. Ciao Maria, la grande! Ciao Maria, lei ci ascolta e sarà sicuramente contenta. E per quanto riguarda i figli, vorrei avere un figlio da l'Elemora. Il mio sogno. È un adottato, lo adottereste eventualmente, perché non so se l'Elemora è calibrato. Ma senti, Mariuccia è guarita dalla candida oppure ancora combatte contro questo problema? Non lo so, perché non abbiamo rapporti da 2 anni, e quindi, anche quindi per un discorso di immagine, anche perché il mio estetista ha detto che potrebbero aumentarmi le rughe agli addominali. Ah, beh, ho capito. Soprassedere. Ho capito. In conclusione, brevissimamente, quali sono i consigli che vuoi dare ai giovani che ti ammirano e che vorrebbero diventare trendy e cool come te? Guarda, tanti, 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 tanti sacrifici, tante rinunzie. Io ho dovuto rinunciare allo studio, ho dovuto rinunciare a lavorare. Ed essere soprattutto se stessi è la cosa più importante, e non è facile scoprire come si è dentro veramente. Per me è stato di grandissimo aiuto lo yoga, wow, lo zen, la meditazione orientale, mm-hmm, che mi ha insegnato a capire i veri valori, a liberarmi dal dolore della depilazione totale, dall'angoscia che mi affligge ogni volta che il parrucchiere, non lo so, mi sbagliavo i colpi di sole. È un dramma. E poi un ragazzi, dramma. Ragazzi, originalità è la chiave di tutto. Originale al 100%, distinguersi dalla massa, che ne so, fate qualcosa per distinguervi, tipo un tatuaggio, scolpitevi le basette, fatevi il piercing. Cose nuove, oppure, che insomma non ha fatto nessuno. La lampada in inverno, cioè quando di solito la gente non è abbronzata. Certo. Hai capito? Perché in inverno tu non ti abbronzi, in estate invece ti abbronzi, è vero, è verissimo. Ecco, esatto. Grazie Gianfranco, quindi, un saluto. Sì, scusa, voglio concludere. Ispiratevi ai ragazzi, sì, ragazzi, ispiratevi sempre a dei modelli positivi, a uomini che hanno fatto grande questo paese, come Padre Pio, Fabrizio Corona. Saluto, ciao Fabri, alla grande. Ciao Fabri, grazie Gian, grazie per essere stato voi, con noi. Alla grande, ragazzi. Alla grande. Bisogna crederci. Eccoci tornati alla trasmissione di Morelli con una rubrica nuova. Avevamo sentito tempo fa il tronista, accounting manager, uomo immagine, fotomodello Gianfranco. Adesso il nostro amico e ospite Gianfranco ci ha degnati di una rubrica fissa che si chiama appunto La Posta di Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi, alla grande, un saluto digitale a tutto il pubblico. Un saluto digitale a te. Sono arrivate moltissime email attraverso Facebook, attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica, non appena abbiamo diffuso la notizia che tu avresti risposto a queste email. Io te ne leggo qualcuna e così possiamo dare appunto una risposta ai nostri gentili ascoltatori. La prima che è arrivata, firmata Corrado, ci dice: caro Gianfranco, la celebre prostituta spagnola Lidia Rius ha rivelato in un libro che Salvador Dalí amava fare sesso con le anatre. Sono laureato in storia dell'arte e ammiro moltissimo Dalí, perciò vorrei provarci anch'io a fare sesso con le anatre. Hai dei consigli da darmi? Firmato Corrado. Certo, guarda Corrado, anch'io ammiro moltissimo Dalí. È un grande artista, gli mando un grande saluto. Ciao Dalí. Ciao Dalí, non Dalí. Dalí nel senso di Dalí, Salvador Dalí, non Dalí. Dalí, no, cioè proprio tua. Ciao Salvatore, ci vediamo quest'anno sicuramente a Ibiza, alla grande. Perfetto. Per quanto riguarda questa cosa del sesso, noi artisti siamo così, no? Anche, diciamo, un attimino trasgressivi. Però sì, quello che dico io, basta fare le cose con amore,
e crederci ed essere veri dentro. Magari ti suggerirei, prima di parlarci con l'anatra, avere un confronto. Ecco, confrontarvi, questo è il segreto. E poi non è una facile. Cosa importante, Corrado, sempre sesso sicuro. Sì, certo. Cioè, mai dalla parte del becco. Certo, perché il becco in effetti non è non rappresenta sesso sicuro. Bisogna sempre vai sul sicuro, quindi. Sia per noi che per le anatre. Bene, grazie Gianfranco. Hai qualcos'altro da aggiungere o possiamo chiudere qui questa prima splendida puntata? Ma guarda, devo dirti la verità, sono un po' arrabbiato. Perché? Perché ho chiesto la scorta. E questa settimana non me l'hanno data. Sono stato minacciato anch'io, non so se hai saputo, da Cosa Nostra. Sono stato minacciato da Lucky Luciano. È morto però Lucky Luciano. Sì, infatti durante una seduta spiritica mi ha minacciato. E ho chiesto la scorta e ancora non me l'è segnata. Anche grave. Perché adesso sono rimasto a piedi perché mi hanno rubato la micra. Sì. E quindi sto a piedi e sto aspettando. Sto saltando... Dico solo questo allo Stato, ho saltato 4 lezioni di Pilates. E non diciamo altro. Potrei anche lasciare l'Italia e non diciamo altro. Grazie a te, okay. Ciao alla grande. Eccoci tornati a una rubrica veramente attesissima e molto amata da tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. La rubrica della posta di Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi, alla grande ragazzi, un saluto digitale a tutti. Arrivano email in continuazione sia attraverso Facebook, il gruppo di Radio Street Messina e in particolare della trasmissione di Morelli, sia attraverso l'email. Tra queste ne abbiamo selezionata una firmata da il nostro ascoltatore Enzo, il quale scrive: caro Gianfranco, mi sono lasciato con la mia lei perché eravamo entrambi gelosi. Io non ho tradito e lei nemmeno, però lei mi aveva fatto capire che gli piaceva un altro perché credeva che a me piacesse un'altra. Ora però voglio tornare insieme alla mia ragazza. Come faccio? Enzo, guarda, ho capito benissimo. Mi dispiace dirtelo, ma credo che ci siano delle colpe, sì, anche da parte tua. Cioè, se tu, Enzo, saresti stato vero con lei, sì, allora sareste lei e tu stati veri, sì, entrambi. E allora a quel punto significa che lei non ha cacciato fuori le palle e non ci ha creduto. Certo. Perché tu avresti dovuto dire stop, io voglio crederci in quanto persona solare. Sì. Tu invece con me sei stata falsa. Ma quando questo? In che fase? Con me, perché avessi dovuto avere le palle solari. Le palle solari sono un bellissimo concetto, Gianfranco. E ricordano, esatto, un po' Mazinga, un po' suggestioni di altri tempi. Non ci hai creduto, Enzo, non sei stato solare. Questo è stato l'errore. Si può riparare in qualche modo? No, non credo. Credo che dovresti tornare da lei e crederci e metterti stavolta in gioco. Bene, con la palla solare, sempre questo. Con la palla solare, esatto. Grazie, Gianfranco. Dare fuori le palle. Solari. Grazie Gianfranco, a prestissimo, torniamo con la trasmissione di Morelli. Eccoci tornati alla trasmissione di Morelli con la rubrica molto attesa da tutti i nostri radioascoltatori, la rubrica della posta, che noi abbiamo affidato a questo accounting manager, top model, personaggio televisivo di grande fama e caratura, tronista anche, il nostro Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a te. Bentrovato. Alla grande ragazzi. Alla grande. La lettera che ti vorrei sottoporre quest'oggi è la seguente. Sì. Ci scrive Marica o Marica, a seconda di come voglia essere pronunciata. Dice: caro Gianfranco, vorrei entrare nel mondo della nouvelle burlesque show vintage come artista ballerina un attimino particolare. Da dove posso cominciare? Ah, vabbè, guarda, Marica, ti dico una cosa, guarda, caschi proprio perfetta, perché anche io ho cominciato così. Sì. Ti suggerirei di procurarti un tubo luminoso che va dal soffitto al pavimento. Magari di quel liquido, pieno di quel liquido fucsia fichissimo che fa le bolle. Sì. Poi molto molto olio e tantissimo glitter. Quello è il segreto, molto glitter. Sì. E il segreto sta nel riuscire ad olearsi quel tanto che basta, senza farlo colare per terra, altrimenti corri il rischio di scivolare e a quel punto hai un crollo dell'immagine. Chiaro. Un crollo che può stroncarti la carriera. A te non come è mai capitato. Musica, sì, no, mai. Eppure ballo che tacchia spillo. Guarda, sì, ti consiglio di usare come musica una qualsiasi compilation
Una di quelle che si ascoltano nelle smart parcheggiate avanti ai punti SNAI. Hitmania Dance, va bene, una qualunque di queste. Sì, quelle la passiamo davanti a una sala scommesse, entri in una smart e dici: scusa ragazzi, che cosa state ascoltando? Di solito quelle vanno benissimo. E poi guarda, soprattutto crederci e mettersi in gioco come persone vere, alla grande. Alla grande, Gianfranco. Eccoci tornati alla trasmissione di Morelli con la rubrica molto attesa della posta del cuore di Gianfranco. Buongiorno caro Gianfranco, ben trovato. Buongiorno a voi ragazzi. Ti sei svegliato bene stamattina, Gianfranco? No, guarda, sono nervosissimo. Che sono fu? Nervosissimo. Che è stato? Perché, guarda, c'è stato un intoppo, questa burocrazia tremenda. Praticamente ho finito adesso di parlare con Tremonti. Ah. Un diavolo per capello, perché ci hanno bloccato. Cioè, tu sai la questione che c'è stata qui a Pomigliano d'Arco, la Fiat, gli operai, sì, eccetera, cioè li sbattono fuori. Sì, allora, esatto. c'erano dei fondi governativi, erano indecisi se dare un incentivo alla fabbrica per non farli chiudere, sì. Soldi buttati. E invece io ho proposto così di dare un incentivo agli operai organizzando dei corsi gratuiti di Pilates per loro. Certo. E terremo io, Costantino e Daniele. E ti hanno detto no. Hanno detto ni. Non proprio no. Malissimo, ecco, però malissimo. Ma sarebbe utile. Ho detto, vabbè, se siamo a questo, ragazzi, allora non ne discutiamo proprio. Sì, appunto. Quando si fanno di queste domande si perde completamente di vista l'obiettivo. E Gianfranco, l'email che è arrivata quest'oggi, che ti vogliamo leggere, è la seguente. Ci scrive Jennifer, non so il sesso, dice: caro Gianfranco, è vero che avresti dovuto partecipare all'ultimo festival di Sanremo? Sì, è vero, Jennifer. Forse non mi hai visto in televisione, posso spiegarti anche perché. Sì. In realtà, guarda, io sto tornando proprio adesso da Sanremo. Sì. Anche se il festival è finito da un po', perché sto tornando a piedi da Sanremo. Sì. E quindi, niente, praticamente dovevo partecipare al festival. Purtroppo siamo partiti, eravamo in macchina io, sì, e il fidanzato di Povia, e avremmo dovuto unirci a lui durante la canzone, avevamo una coreografia apposta per questa cosa, sì. Solo che gli avevo detto che non è che puoi guidare sull'autostrada che porta a Sanremo, no? Hai capito? E contemporaneamente farti fringe alle unghie. Gli avevo detto che era una cosa un po' rischiosa. È pericolosa. Non mi è stato a sentire. Siamo usciti fuori strada, lui si è rovinato tutto le unghie. Ah. Io ho riportato una contusione agli addominali. Malissimo. Guarda, una cosa tremenda. Ma guarirai presto, gli addominali torneranno. No, guarda, avevo tutta la faccia gonfia, non potevo andare così, rischiavo un crollo dell'immagine. E quindi guarda, è successo come Rihanna praticamente. Non sei potuto salire sul palco perché eri contuso. Sì. Avevo tutti gli avevo tutto l'addominale, la tartaruga addominale contusa. Sì. Ecco, avrei potuto, guarda, rischiare qualcosa di tremendo. Contuso e felice però, perché insomma. Contuso e felice. Eccoci tornati, Radio Street Messina, la trasmissione di Morelli, Dario Morelli qui al microfono e in collegamento telefonico direttamente dalla sua abitazione, dalla sua maison, abbiamo il tronista Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno dalla mia maison. E Gianfranco, tu tieni la rubrica della posta del cuore, sì, anche di della trasmissione, sì, di Morelli, e quindi io ti procedo a leggerti un'email che è appena arrivata. Ci scrivono: caro Gianfranco, glielo puoi dire pure tu agli ascoltatori che tutti i politici se ne devono assolutamente andare in galera e devono fare presidente dell'Italia il Santo Padre? Ciao, sei forte, alla grande, firmato Cateno. Alla grande Cateno, anche a te. Alla grande. E guarda, mi dai proprio l'occasione per comunicarvi il mio nuovo progetto. Sì. E la mia discesa in campo con l'UDC. Con l'UDC. Unione di Centro. Sì, perché, sì, esatto, mi sono tribattezzato e adesso mi chiamerò fino alle elezioni europee Gianfranco Cristiano Madonnino. Madonnino, quindi Anabattista, sei Anabattista, sì, adesso. Sì, e mi sono fatto tatuare per l'occasione il logo della CEI, sì, sull'inguine. E abbiamo un nostro programma. Gianfranco, non potevi scegliere un altro posto per il logo della CEI, però scusa, proprio sull'inguine. Tutti gli altri sono, guarda, c'ho l'osservatore romano sugli addominali. E lì ci siamo. Il logo di Avvenire ce l'ho, diciamo, sui glutei. E quindi, diciamo, era l'unico. E poi ho tutti gli sponsor che sono pieno da tutt'altra parte, quindi è chiaro, era l'unico posto rimasto libero. Ecco, chiariamolo. Ecco, dicevi, Gianfranco, il tuo programma? Abbiamo, diciamo, un programma semplice, sintetizzabile in 4 punti. 1. Istituire l'ordine dei sacri tronisti templari.
che ci sta, obiettivamente è utile per la difesa della chiesa, esatto, e dei tronisti. Due, organizzare una crociata, abbiamo già uno sponsor, sponsorizzata dalla Nissan, che sì, metterà a disposizione 1500 SUV. Perfetto, benissimo. Tre, riconquistare Gerusalemme, sì, e aprirci un Valtour. Che ci sta, voglio dire, a Gerusalemme è un posto, sì, incantevole. Esatto. E ultimo, esatto, punto del tuo programma? Ultimo, defiscalizzazione del lifting per le gerarchie ecclesiastiche. Ecco, così finalmente non dovremo vedere la pelle rugosa del cardinale Tonini, esatto, piuttosto che del, esatto, cardinale Bagnasco. Esatto, questa pelle, esatto, flaccida, esatto, sotto al collo è spiacevole e non dà una bella immagine della Chiesa, secondo me. Alla grande catena, mi raccomando, alle europee, UDC, vota Gianfranco Cristiano Madonnino. Eccoci tornati su Radio Street Messina, la trasmissione di Morelli, questa splendida rubrica che è la posta di Gianfranco. Ricordatevi che potete contattarci attraverso Facebook, il gruppo della trasmissione di Morelli, oppure all'email di Radio Street, diretta @radiostreet.it. Buongiorno Gianfranco, grazie per essere ancora con noi. Buongiorno a voi ragazzi, alla grande. Alla grande. Gianfranco, abbiamo un'altra email, una delle tante che è arrivata, firmata Stellario, ci scrive: caro Gianfranco, mia moglie è un ex pretore in pensione, vorrebbe tanto sapere che cosa si intende per balli proibiti. Grazie Stellario. Ti capisco, caro Stellario, anch'io ho uno zio pretone che vorrebbe proibire tutto e tutti. Ogni volta che dice messa tutto è peccato, e anche io stesso, che pure sono, sai, molto devoto di, sì, Padre Pio, sì, non sono d'accordo con lui e abbiamo un sacco di discussioni, perché dice che ho disonorato la famiglia, che mi dovrebbero proibire di ballare, come è successo ad esempio all'ultima festa di Vele Mora, sì, non so se hai visto, per presentare una nuova linea di perizoma per l'esercito, cioè, non so se hai visto il video su YouTube. Sì, che sono quelli, ma, con... Sì, e infatti c'è stato tutto questo scandalo, ma io non i capisco... I perizomi mimetici sono, giusto? Esatto, esatto, esatto. Per gli ufficiali, non capisco tutto lo scandalo, noi abbiamo semplicemente riempito la piscina di panna. Sì. Abbiamo fatto un trenino samba con tutti i tronisti, ma io sinceramente non ci trovo niente di male. Ordinaria amministrazione, sì. Non ci vedo niente di peccaminoso, sì, anche perché non c'era nemmeno una donna. Quindi, però Gianfranco, scusami se ti interrompo, ma non è che si parla di un pretone come tuo zio, qui si parla di un pretore, cioè della pretura, la figura che poi è stata abolita e che è passata nella competenza del giudice unico, il pretore, non il pretone. No, ma io non lo giudico, se lui ha voluto sposare un uomo, io sono favorevole al matrimonio gay, quindi non... No, ma credo che fosse una pretora femmina, credo, poi non lo so, Stellario se ci può dare delle... Comunque, il tuo consiglio vale in ogni caso, questo è chiaro, vivere senza inibizioni. Esatto, vivere senza alcun tipo di inibizione, e poi se non ci sono donne non c'è niente di peccaminoso. Quindi ragazzi, scatenatevi tra di voi e divertitevi alla grande. Alla grande. Eccoci tornati alla trasmissione di Morelli con la rubrica della posta di Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi ragazzi, alla grande. Sul nostro sito, sulla pagina di Facebook, è arrivata un'email firmata Santino e ci scrive questo: caro Gianfranco, sono invalido al 99%, dall'ASL e dall'INPS. Che posso fare per raggiungere il 100% di invalidità assoluta? Io mi sento invalido completo e questa è la questione di principio più importante di tutta la mia vita. Ho scritto anche a Mi Manda Lubrano, Rete 3, Viale Mazzini, Roma, ma quella porcheria del dottor Lubrano non mi ha risposto. Un saluto alla grande, Santino. Caro Santino, alla grande anche a te. Guarda, ti do una buona notizia, Santino. È un problema non risolvibile, è risolvibilissimo. Sei fortunato perché, guarda, ho un amico, sì, che si occupa proprio di queste cose. Basta fargli... Si occupa di invalidità, fa passare dal, sì, 99%, esatto, al 100%. Esatto. Basta fargli un piccolo regalino, si capisce, e sì, non ci sono problemi. Guarda, io ti ho già inviato una mail privata con la quale puoi metterti in contatto con lui. È affidabilissimo al 100 per 1000. Quindi al 10%, semplificando. Giusto? Tu dici? No, cioè se tu dici 100%, 100 per 1000, cioè 100 per 1000, se tu togli gli zeri viene 10%. Comunque non ci addentriamo in queste questioni matematiche. Stavi dicendo Gianfranco? Esatto, non ci addentriamo in queste. Ti dicevo, pensa, a me ha fatto avere l'invalidità totale. Sì. Perché mi serviva per saltare la fila alle selezioni del Grande Fratello. Passano prima quelli, ecco, in base. Sì, esatto. Ecco perché ora è entrato il ragazzo cieco. No, quello non è che è entrato perché è cieco. Aveva l'invalidità perché ha portato un certificato che aveva assistito a tutti i reality che avevano fatto ultimamente. Quindi ha portato proprio il certificato e quindi hanno detto: beh, questo entra subito. E quella è l'invalidità, sì.
Sì, pensa che è lui che fa avere questo mio amico, non solo perché non si occupa solo dell'invalidità, fa avere anche le sacche di sangue di bambini vergini per la De Filippi. Ecco. Scusa, cosa se ne fa la De Filippi di sacco di sangue di bambini vergini? E praticamente dice fanno bene alla pelle, ecco, perciò si mantiene. È la contessa Bathory, va bene. Esatto. Ho capito, perciò benissimo. Si mantiene così. Alla grande Maria un saluto. Alla grande Gianfranco, grazie per essere stato con noi. No, ti volevo dire una cosa. Prego, se posso aggiungere, vedi che lui non si occupa solo di queste cose, lui anche se ha bisogno di una patente nautica, di un brevetto di elicotterista, pensa che io da lui ho preso anche un permesso per fare sci d'acqua trainato dai sommergibili della Marina sì. Anche nelle riserve naturali, quindi vai tranquillo. Benissimo, grazie Gianfranco. Di niente. E arriviamo oggi alla trasmissione di Morelli con uno dei momenti più importanti di questa trasmissione e anche della programmazione intera di Radio Street Messina, un momento di dialogo con il pubblico, la posta di Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a te, un buongiorno digitale a tutti. A tutti quanti. Gianfranco, ricordiamo, è un tronista, un esteta, un fotomodello, un personaggio molto conosciuto, un VIP che ha accettato di rispondere alle domande dei nostri ascoltatori che potete porre attraverso la pagina Facebook della trasmissione di Morelli. Oggi ci è arrivata un'email, così, una curiosità molto interessante. Ci scrivono: caro Gianfranco, tu hai un sogno ricorrente? Firmato Mimma. Sì, Mimma, guarda, alla grande Mimma, anche noi VIP sogniamo, sì, proprio come voi persone normali. Anche io ho un sogno ricorrente, anzi più che un sogno, devo dirti la verità, è un incubo. Ah. Cioè, sai cosa mi accade? Che sogno spesso che vengo rapito da un UFO, ed è una sensazione terribile perché hanno dei macchinari che mi immobilizzano e mi spettinano tutto. Ah. Ecco, e io non posso fare niente. Cioè, è fatto apposta, uno spettinatore automatico. Sì, no, se sono nella cosa, vengo spettinato, io intanto sono bloccato, non posso ripettinarmi. Sì. E poi vengo portato su un pianeta terribile, che è simile al nostro, cioè sembra all'inizio, sai, tutto simile, finché con orrore proprio non mi rendo conto che non ci sono tanning bed. Scusa, non ho capito, non ci sono? Tanning bed, centri estetici. Per l'abbronzatura, e man mano comincio a perdere abbronzatura e mi ricomincia la ricrescita dei peli, e quindi a quel punto mi sveglio temendo di aver avuto un crollo d'immagine. Guarda, ed è un incubo tremendo, è una sensazione indescrivibile. Un crollo d'immagine spaziale, tra l'altro. Sì, non solo, ma guarda, ho provato qualche cosa nella realtà di così tremendo soltanto quando andammo nel Darfur, sì, per la festa della donna. E ci rendemmo conto, eravamo andati a fare una cosa di beneficenza, sai, per questi bambini che sì, purtroppo sì, cioè, sai, sono nati negri, no? E quindi ci rendemmo conto che non vendevano integratori e aminoacidi ramificati, fu una cosa terribile. Per questo non c'è integrazione tra bianchi e neri, tra l'altro. No, no, ma una cosa incredibile, cioè io arrivo là nel Darfur la serata e non trovo la vita snella, e non trovo acqua di forse snella, è proprio il ricordo di quell'esperienza che ti ritorna in sogno sotto forma alterata. Sì. Grazie sì, Gianfranco, sì, è stata una bellissima risposta. Grazie a voi. Ed eccoci a un momento importante della nostra trasmissione, finalmente un momento di colloquio con i nostri ascoltatori che ci scrivono numerosi sia attraverso l'email diretta @radiostreet.it sia attraverso Facebook, la pagina della trasmissione di Morelli. E chi è che risponde a queste domande? Un tronista, un accounting manager, un VIP, un uomo immagine, un modello, un top model, il nostro Gianfranco. Buongiorno. Ciao a voi ragazzi, un saluto digitale alla grande. Alla grande Gianfranco, come stai? So che hai dei progetti importanti in cantiere in questo Sì, 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 guarda, il più importante di tutti, voglio svelarlo in esclusiva per la vostra trasmissione. Grazie, grazie. Roberta Gemma non ne ha voluto parlare, lo faccio io il nome, ecco, mi voglio esporre, sono io il regista di cui parlava lei. È il famoso regista, venerdì scorso. Esatto, sono io. Eravamo in ballo io e Jarmusch, poi hanno scelto me perché abbiamo deciso di lanciare un prodotto così, un cinema, ecco, non solo hard ma ermetico, raffinato, una proposta nuova, e abbiamo pensato a questo film, l'ho scritto io, così, qualcosa di ermeticamente forte, dovrebbe chiamarsi Alla Contessa piace fare i zucchini, ed è,
Ecco, sì. È una proposta, diciamo, nuova, difficile e artistica, nella quale crediamo, ci crediamo fino in fondo. Benissimo, grazie. Venerdì scorso Roberta Gemma ai nostri microfoni non ce l'ha voluto rivelare, ma sei tu il regista dietro tutto questo. Grazie per questo scoop. Andiamo all'email che ci è arrivata. Ci scrivono: caro Gianfranco, sono incinta al 7° mese, ma siccome ho una taglia un po' forte non si vede, praticamente non se ne accorge nessuno, nemmeno il mio compagno. Sì. Gli parlo di paternità e lui risponde: sì sì, poi ne parliamo. Ma poi quando, se io sono già al 7° mese, firmato Melina. Melina alla grande, ti capisco perché anche io ho lo stesso problema. Quando ne parlo con Lele Mora, sì, non ne vuole proprio sapere di paternità. Cioè, questi uomini, insomma, chi li capisce? Lui non ne vuole sapere, anche lui, e cambia discorso. Comunque, per quanto riguarda il tuo caso, mi sono informato con un mio amico che, diciamo, è quasi medico. Sì. Cioè, lui veramente è estetista veterinario. Siamo lì. Ha fatto il lifting al cane della Hunziker, no? Sì. E mi diceva che per il fatto della taglia forte è una cosa, è un effetto che dura al massimo 9 mesi. Poi dice che improvvisamente dopo il 9° mese la pancia si sgonfia da sola, non si sa perché, e quindi diciamo che per l'estate ti trovi giusta giusta per ripartire alla grande in bikini sulla spiaggia. Alla grande, come quelli di Italia 1, quelli che fanno Italia 1, esatto, cioè quello con la panza gonfia e uno che gli salta addosso, sì, e scoppia il pallone. Esatto, uguale, la stessa cosa. Per quanto riguarda il bambino, che mi dicono che a volte dopo il 9 mesi può nascere, se non puoi tenerlo, ti lascio il numero di un centro benessere parafarmacia olistica che li acquista e ne ricava un gel rigenerante per la pelle stressata. Le carni arrizzano. Ne fanno con i bambini proprio appena nati, ne fanno una maschera miracolosa. Va bene, glielo diamo in privato il numero, così eventualmente. In alternativa, oppure può avere dei prodotti del centro benessere. Benissimo, grazie. Alla grande Melina. Alla grande. Eccoci tornati alla trasmissione di Morelli, Radio Street Messina 103.3 in FM, www.radiostreet.it. Io sono Dario Morelli e al telefono abbiamo già in collegamento il nostro fotomodello, accounting manager, tronista e uomo immagine, sex symbol, Gianfranco. Buongiorno Gian. Alla grande, bisogna crederci sempre ragazzi, non mollate mai. La posta di Gianfranco oggi vede una email che ci è stata inviata attraverso Facebook da Kevin. Ci scrive: caro Gianfranco, sto attraversando un brutto periodo con la mia fidanzata. Lei dice che l'ho fatta soffrire e purtroppo un giudice della Corte d'Appello le sta dando corda a quell'infame. Come faccio a risolvere i miei problemi di cuore e di legge? Allora, caro Kevin, i tuoi guai stanno per finire. Oh. Sono appena tornato da una riunione dell'esecutivo del partito a cui mi onoro di appartenere, non che so sarebbe? Se già ve ne ho parlato. I DPPM, Democratici per la Pena di Morte. Ti abbiamo lasciato che eri con l'UDC alle europee, per la verità. Comunque. Sì, ci siamo distaccati. Sì. Perché, ecco, noi siamo l'ala garantista dell'UDC, abbiamo formato un gruppo misto a parte. Sì. E quindi adesso abbiamo questi DPPM, Democratici per la Pena di Morte. Io sono il responsabile addetto alla motivazionalità emozionale giovanile. Sì. E adesso dovremmo convergere nel PDL e Silvio mi ha promesso che istituirà un nuovo ministero, il Ministero alle Emozioni. Ah, finalmente ci voleva. Comunque, dopo il Ministero alla Gioventù ci voleva anche quello delle emozioni. Alle emozioni. Ma non ti anticipo niente, ti dico solo che abbiamo già avviato ufficiosamente la privatizzazione della magistratura e quindi tutte le cause penali e civili non saranno più affidate a dei magistrati, ma al televoto. Oh, finalmente, democrazia diretta. Esatto, e sarà abolita la barbarie della pena punitiva, cioè se tu commetti un reato basta che tu cedi i diritti televisivi a Mediaset o Endemol e hai immediatamente l'estinzione della pena per reati che vanno dai 7 ai 30 anni di reclusione. Ma anche quelli noiosi, tipo falsi in bilancio, anche quella cosa là? Sì, no, omicidio. Per i reati inferiori, invece, basta avere l'abbonamento base a Mediaset Premium. Benissimo, che col canale Steel ti evita di finire dietro alle sbarre di appunto d'acciaio. Sì, basta che fai vedere il cedolino con la cosa e immediatamente, quindi... Quindi è conveniente. Quindi Kevin, vai alla grande, non ti preoccupare. Alla grandissima Kevin. La trasmissione di Morelli, Radio Street Messina, la posta di Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi digitalmente da Gianfranco. Dai, alla grande. E ci scrivono sulla nostra pagina di Facebook, ci scrivono: caro Gianfranco, perché in amore vince chi fugge? Firmato Manuela.
Ma vedi, Manuela, ne parlavo proprio l'altro giorno con un mio amico, anche lui modello, Ludmillo. Sì. Sai, lui è un sex symbol. Non so se lo hai presente, ha fatto il calendario a Lampedusa con i clandestini nel centro di accoglienza, lui vestito da infermiera. Cioè è stata una cosa di solidarietà, diciamo, un gesto forte di denuncia. Lui è subito seguito da una rivolta. Sì, nel... E lui si sa, è corteggiatissimo dalle donne. E sai, gli chiedevo, ma qual è il tuo segreto? Sai che mi ha detto, sai qual è il mio segreto? Qual è? Mi ha detto, fuggo sempre. Cioè lui, come vede donne, fugge, hai capito? Loro fanno di tutto per averlo, incontrarlo, ma lui fugge sempre. Pensa che una sera, per fuggire a delle donne, si andò a nascondere, pensa che era la cosa bella sua, però la furbi, nei bagni pubblici della stazione, assieme a due militari. Mettetevi uno davanti e uno di dietro e non fatemi vedere. Sì, mimetizzato perfettamente, sì. No, esatto, pensa che arrivò la polizia, quasi quasi stava equivocando, poi lui gli spiegò, disse no, sono entrato così, ma... È per fuggire dalle donne, ma poi esatto, smette di fuggire e si piglia la donna o fugge sempre? No, se no la finisce... Cioè è tutto un meccanismo che non lo vuoi bloccare. Lui mi dice, guarda, io vedo donne e fuggo sempre. Sempre. Esatto, è proprio questo. E vince chi fugge. E vinci. Fuggi, esatto. E vinci. Grazie, fugge Gianfranco. Allora fuggo anch'io. Grazie. Grazie a te. E adesso è arrivato il momento della posta di Gianfranco. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi, ragazzi. Ti sei svegliato bene stamattina? No. Come no? Mai una volta. Sto nervosissimo. Guarda, c'è la crisi e si sente. Cioè io la sento moltissimo. Pensa che adesso la sera quando torno a casa, sì, tengo il sub, prima invece lo lasciavo acceso direttamente così la mattina lo trovavo già riscaldato, invece adesso guarda sono costretto a spegnere. Tra l'altro i gas immagino nel garage abbastanza importanti. Comunque ci sono problemi anche tra i nostri ascoltatori. Ci scrive Maria Assunta: caro Gianfranco, da 9 anni combatto contro l'AIDS e soprattutto contro Mediaset che non mi vuole pigliare al Grande Fratello. Puoi metterci una parola tu? Giuro che se la cosa va in porto non te ne faccio pentire. Firmato Maria Assunta. Allora guarda Maria, alla grande Maria. Alla grande. Alla grande sempre. Alla grande. Alla grande sempre. Guarda Maria, ho parlato con la produzione, nel tuo caso. La cosa è fattibile, ma il punto è questo, non devi dirlo subito. Cioè loro praticamente, ti spiego, in pratica volevano sapere se tu sei d'accordo ad entrare nella casa e diciamo ad avere rapporti con tutti gli occupanti, sì, e poi a confessare questa cosa della tua malattia durante una diretta del giovedì. Esatto, in prima serata. Sì. Ovviamente piangendo. E ovviamente rapporti magari, non protetti. Ecco, sì. Esatto. Sì. No, se no c'è un crollo dell'audience. Magari loro dicevano, se però potresti anche dire che l'AIDS lo hai beccato da tuo padre, certo, ti violentava e magari col consenso di tua madre. So che è una cosa che potrebbe risultare un po' antipatica per i tuoi genitori, però Maria valuta bene perché è un'occasione unica. Anche perché, guarda Maria, ti parlo proprio così, parliamoci... Sì, sì, così, qui da su Radio Street... Per bene, capito, sì, giusto, dai. Anche perché se non lo fai tu, già si parla di fare entrare un minorenne di 11 anni che si è detto dispostissimo a confessare la stessa cosa. Identica, con l'AIDS pure. E ti dico di più, che i genitori sono anche d'accordo. Quindi affrettati. Quindi datti da fare, Mary. Ci devi credere, Mary. Crederci. Grazie, Gianfranco. Crederci. Alla grande. Grazie a voi. Alla grande. Eccoci tornati alla trasmissione di Morelli, Radio Street Messina 103.3 in FM. Siamo ancora al momento della posta di Gianfranco, il nostro tronista, accounting manager, VIP, uomo immagine. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi. Alla grande, Gianfranco. Alla grande, sempre. Te l'hai ricordato. Ci è arrivato un'email attraverso Facebook. Ci scrive Egisto: caro Gianfranco, perché di solito i calciatori stanno con le vallette e i cacciatori come me stanno con le casalinghe o con i cani? Guarda, è giusto, come dicevano ai bei tempi di mia nonna, cioè ai propri tempi gli uomini primitivi, no? Questi tempi qua, l'uomo è calciatore, sì, e la donna è simpaticamente puttana, un attimino puttana. Però io vorrei sfaldare un po' questi luoghi comuni, perché non è vero sempre queste cose, le veline stanno coi calciatori, non è vero. Guarda, ti dico la mia esperienza personale, ad esempio noi quando facciamo le feste in estate di calciatori ne incontro tantissimi,
perché io vado in vacanza nelle isole in Grecia, le adoro. Sì. L'anno scorso sono stato, sai, queste isole particolari della Grecia che conosciamo tra noi VIP, sono stato a Minchios e c'erano un sacco di calciatori e nessuno di loro stava con le veline, venivano tutti da soli. Sì. Tutti da soli, e tant'è che pensa che questi, sempre a queste feste ci trovavamo quasi sempre solo uomini, mai veline. E tanto è vero che alcuni erano costretti a ballare tra uomini. Eh certo. Non ti dico poi quando abbiamo fatto il trenino nella piscina d'olio di banano, le risate. Come guarda. Si chiama quest'isola della Grecia? Minchios. Sono due isole dove, diciamo, noi VIP, sì, noi tronisti, abbiamo cioè sono due isole gemelle, Minchios e Kulos. Sono, ecco di fronte. L'anno scorso sono stato lì, guarda, ci siamo divertiti alla grande. Alla grande, Gianfranco, un consiglio che vogliamo dare a tutti. E arrivano tantissime email alla trasmissione di Morelli attraverso Facebook, la pagina La Trasmissione di Morelli. Voi basta che cercate La Trasmissione di Morelli su Facebook, trovate la pagina apposita e potete mandarci i messaggi ai quali risponde il nostro tronista, accounting manager, fotomodello Gianfranco. Buongiorno Gian. Alla grande digitale. È arrivata un'email firmata lui e lei, anonimi, e ci scrivono: caro Gianfranco, mio marito non vuole mai fare l'amore al buio, io invece sì, poiché solo senza luce mi sduaco e posso sbagantarmi tutta. Come possiamo fare? Guarda, cara amica, la soluzione c'è. Sì. Cioè, guarda, fai come ho fatto io quando mi hanno mandato alla scuola serale l'anno scorso, perché volevo fare il salto dalla seconda media alla laurea in scienze della comunicazione. E quanti anni hai, Gianfranco, così per chiarire? 42. Sì. 4, ecco, no, diciamo due, così. Sì, tra i 2 e i 4, diciamo, variabile. Sì, esatto. Sì. E volevo fare il salto dalla seconda media alla laurea in scienze della comunicazione. Si può fare in 8 mesi. Sì. Ho chiesto alla Gemmine. E siccome le lezioni erano un po', diciamo così, una pizza tremenda, ho acquistato 2 microvisori per bulbo oculare, li fa la Bang & Olufsen, che riproducono le palpebre, sì, però ti isolano completamente dall'ambiente esterno. Bellissimo. E puoi collegarti anche a Sky, assistere alla diretta del Grande Fratello, senza che nessuno se ne accorga. Puoi vedere anche la 3 TV, vero? Sì, tutto, sì, tutto, sì. E senza avere cognizione dell'ambiente in cui ti trovi. Bellissimo. L'unica cosa, non scordare, amica, di togliertele, perché creano un po' di isolamento psichico, e diciamo, e possono indurre un attimino un senso di perdita di identità spazio-temporale. Infatti, sì, il mio amico e collega tronista Lucrezio dimenticò di toglierle e l'hanno trovato sdraiato nudo che si depilava linguine sullo svincolo per Battipaglia, sulla Salerno-Reggio Calabria. È brutto. Però guarda, costano un qualcosina, però ne vale la pena. Poi tuo marito può tenere luce accesa, balcone aperto, non ti accorgerai di niente, alla grande. Pure l'occhio di bue, alla grande. Grazie Gianfranco. Siamo arrivati al momento della posta di Gianfranco, la trasmissione di Morelli, Radio Street Messina 103.3 in FM. Abbiamo ancora in collegamento il nostro tronista, nonché opinionista in questa sede, Gianfranco. Buongiorno Gian. Alla grandissima. Come va questa mattina? Ti sei svegliato bene? No, stamattina non mi sono svegliato bene. Ho fatto degli impacchi di tartaruga. Sì. Solo che ho messo queste tartarughe vive tutta la notte, mi hanno camminato sulla faccia, mi sono svegliato tutto graffiato. Era intuibile. Ecco, sì, ecco, devo aver sbagliato qualcosa. Va bene, forse vedremo. Leggi meglio le istruzioni delle tartarughe la prossima volta. Ci è arrivata un'email, ci scrive un nostro ascoltatore, si firma Corrado e scrive: caro Gianfranco, conservo alcune monete e banconote. Hanno una quotazione numismatica? Se vendo tutto, quanto ci piglio? Tu che dici? Firmato appunto Corrado. Guarda Corrado, non saprei dirti. Io collezionavo i francobolli della Dolce Gabbana. Sì. Solo che era un problema farli mantenere dritti in piedi, quindi ci ho rinunciato e li ho regalati. Però il mio manager è un esperto di banconote, lui invece è appassionatissimo, pensa che se le fa addirittura da solo, no? Ah. Solo che sa fare solo quelle da 500 euro. Sì. E poi mi manda a me a cambiarli. Infatti io gli dico: scusa, ma fatele da 100, da 50. E lui mi dice sempre: sì, vabbè, la prossima volta tu intanto vammele a cambiare. Conta che bene ci perde forse con i costi. Sì, conta bene. Una volta gli ho chiesto: scusa, ma se i soldi uno se li può fare da solo, perché gli altri non se li fanno invece di lavorare? Certo. E lui mi ha detto che non se li fanno perché non se li sanno fare, ecco. Sì, e poi mi ha chiesto se qualcuno mi aveva fatto domande strane quando era andato a cambiare questi 500 euro. Sì.
E comunque, Corrado, non ti preoccupare, parlo con lui e ti faccio sapere alla grandissima. Le carte da 500 euro, tra l'altro, hanno il colore viola, che non si porta. Sì, ma lui infatti, sì, lui ci paga proprio con questi soldi che fa lui. Infatti a me mi paga tutto con 30 euro. Benissimo, che carte da 30 euro? Sì, infatti. Che sono di colore? Che colore, che colore sono le carte da 30 euro? Io me le sono fatte fare glitter. Ah, benissimo, perché così sono più chic. Grazie, esatto. Gianfranco, alla grande. Grazie a voi. Alla grandissima. Alla grande. La posta di Gianfranco ancora su Radio Street Messina 103.3, Dario Morelli, la trasmissione di Morelli. Ho l'onore di ospitare questo grande opinionista e tronista, uomo immagine, accounting manager. Gianfranco, non ho mai capito che significa accounting manager, me lo puoi spiegare in 10 secondi, scarsi? Accounting manager, guarda, ti spiego subito, erano dei corsi che ha fatto la Regione Campania. Sì, sempre lì si va a parare, sì. Esatto, e diciamo che sono stati finanziati, sono costati 80 milioni di euro, sì. E abbiamo partecipato io e Lucrezio e abbiamo avuto questa qualifica. Adesso dovremmo fare un corso di formazione, adesso noi possiamo formare degli altri accounting manager, diciamo che una specie di catena di Sant'Antonio. Sì. Sì, ogni accounting manager fa questo corso e poi ne produce altri. Però cosa si fa non è chiaro, a parte formare. Non è importante, guarda, la cosa importante è crederci sempre. E a proposito crederci di crederci sempre. È arrivata un'email alla nostra pagina Facebook, te la leggo. Caro sì. No, questa è arrivata per posta, scusate, è arrivata per posta, mi comunicano. Caro Gianfranco, trentenne da 11 anni in prigione, per una sciocchezza ho perso tutti i benefici di legge. Ho denunciato alla procura di essere stato picchiato e che vengo sbattuto di tanto in tanto in isolamento senza motivo. Dalle regolari denunce non è scaturito alcun provvedimento, né sono stato interrogato. L'autorità non mi ascolta. Allora, durante l'ora d'aria, mi viene spesso voglia di spaccare una bottiglia e cominciare l'ultimo can-can. Se tu mi dai il via, io parto. Firmata Rocco. Caro Rocco, no, guarda, ti capisco benissimo, perché il carcere è una cosa brutta, bruttissima. Me lo diceva proprio Fabrizio Corona, ciao Fabri alla grande. Ciao Fabri alla grande. Diceva che il tempo lì non ti passa mai, e lui più di una volta addirittura ha avuto la tentazione di dire basta, la faccio finita e mi metto a leggere un libro. No. Poi per fortuna si è chiarito tutto, è uscito, e addirittura mi diceva che le condizioni delle carceri sono una cosa disumana, non c'è un solarium, manca la roll bike per il cardio fitness. Ma guarda che non queste sai... cose me le ricordo bene, come le disse Corona, le scrisse anche in parecchi non giorni. Sai se l'olio che usano contiene o meno omega 3, sì. Non ti lasciano tenere il blackberry. Ma lui lo ho sa. Girato comunque il tuo caso, Rocco, al ministro Alfano, che incontro spesso al corso di Extreme Mudding, che sarebbe la lotta nel fango con i brillantini per i Zoma, e lui mi ha detto che se dichiari di aver incontrato De Magistris alla Caffarella, che diceva a Beppe Grillo mamma che chiavadone che ci hanno fatto stasera con quella minorenne non consenziente, potresti avere la scarcerazione immediata e un posto fisso come opinionista a pomeriggio 5 al posto di Sansonetti, che vuole entrare fisso, ma non è verrebbe fatto fuori in questo caso. Grande Rocco. Alla grandissima. Alla grandissima. Ancora una volta la posta di Gianfranco, questa rubrica di opinionismo e di comunicazione con i nostri ascoltatori. Per fortuna che c'è Gianfranco. Buongiorno. Bisogna crederci digitalmente. Alla grandissima. Alla grandissima Gianfranco. Ma ti trovi bene come opinionista? Sei nel tuo? Sì, sì, sono nel mio. Anche perché, guarda, diciamo che veramente qui ho la possibilità di esprimermi e far vedere anche come sono dentro, non sì. Soltanto fuori, perché diciamo questa figura di bello fuori soltanto mi cominciava a stare un po' stretta. Sei anche un uomo con un cervello, e allora ci scrivono delle... Con un'anima ed un cuore alla grande. Benissimo, ci scrivono delle domande attraverso la nostra pagina di Facebook, attraverso l'indirizzo diretta @radiostreet.it. Questa volta ci scrive un ascoltatore che si chiama Aldo, ci scrive: caro Gianfranco, ho la diarrea, ho preso il latte per fare colazione, mi sa che ho fatto una fesseria, è vero? Aldo, io credo di no. Non ne sono sicuro, ma credo proprio di no. Io credo perché di sì. Ricordo che al Fashion Day di Salisburgo del 2008 sì. Avevo lo stesso problema, perché avevo bevuto da una pozzanghera mentre il mio body trainer non guardava. Perché? Perché quando noi facciamo le sfilate, no?
lui non vuole, non dobbiamo bere per 4 giorni prima della sfilata, perché dice sennò se non ci risaltano gli addominali, sì. La tartaruga addominale non risalta. Allora, prima della sfilata avevo questo problema e dissi ai miei colleghi, oddio, mi sa che ho la diarrea, rischio di esplodere in passarella. Sì. E un mio carissimo collega, Crotalus, che ha un cuore d'oro, cioè proprio il tipo che si mette a disposizione, disse, guarda Gianfranco, prendi un bel latte e cioccolata calda prima di salire in passarella e vedi che ti passa tutto. E io dissi sicuro, e lui sì, vai tranquillo, fidati, perché se non ci si aiuta tra colleghi, sai, nel nostro ambiente c'è molta solidarietà, poca invidia. Sì, no? si sa. Però purtroppo devo dire che la cosa non funzionò, infatti ebbe il foglio di via da Salisburgo, però credo che dipendesse dal fatto che forse la cioccolata non era abbastanza calda, invece Crotalus mi aveva detto una cioccolata molto molto calda. Credo che sia stata colpa mia perché l'ho presa calda, non molto calda. Quindi, secondo me, latte e cioccolato non dovrebbe farti niente. Vai alla grande, Aldo. Alla grande, Aldo.